Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare la tecnica del contouring e highlighting perfetta per scolpire e definire il viso, ispirata alle sorelle Kardashian. In realtà la tecnica del contouring è una tecnica conosciuta da sempre nel mondo del make-up e consiste nel dare forma al viso, nello scolpirlo dopo averlo uniformato con il fondotinta. La parola contouring infatti vuol dire appunto definire i bordi, i contorni, e highlighting vuol dire appunto illuminare le zone che vogliamo evidenziare del viso, quindi consiste nel portare in dentro certe zone e al di fuori delle altre per valorizzare proprio i tratti del nostro viso. Ovviamente è una tecnica diversa a seconda delle forme di viso, quindi non utilizzate la stessa tecnica che vedete nel tutorial o nelle foto per il vostro viso, ma cercate di capire la forma che avete e il contouring che più vi si addice, le parti che volete nascondere ed evidenziare. Questo video mi è stato richiesto sin da quando ho aperto il canale, non so perché non l'avevo ancora fatto, quindi spero vi piaccia e vi sia utile. È una tecnica che ovviamente non si utilizza tutti i giorni, almeno io non la utilizzo ogni volta che mi trucco, solamente per delle occasioni speciali, per una serata particolare, ed è una tecnica che a me piace molto. Non è molto apprezzata da tante persone perché pensano che tenda ad invecchiare e sia una tecnica che richieda l'utilizzo di molti prodotti e l'effetto mascherone. Questo non è assolutamente vero, perché come vedete non ho affatto l'effetto mascherone. Dipende tutto da come la eseguite e dai prodotti che utilizzate. Senza altre chiacchiere, vi lascio al tutorial. Ciao! Iniziamo applicando il mio fondotinta preferito, che è l'Estée Lauder Double Wear nel colore Rattan. Lo vado ad applicare su tutto il viso con un pennello duo fibre, questo è 130 della MAC, potete utilizzare anche una spugnetta. Io lo vado a ad uniformare molto leggermente in questo modo, ma voi potete anche pressarlo per una maggiore coprenza. Dopo aver uniformato il colorito, andiamo a correggere le discromie del viso. Se avete imperfezioni, brufoli, cicatrici d'acne, andate ad utilizzare un correttore coprente. Io nel mio caso vado a correggere le discromie al di sotto degli occhi, vado a correggere le occhiaie e utilizzo un correttore aranciato. In questo caso mi vedete utilizzare lo Studio Finish della MAC nel numero NW25. Lo vado ad applicare direttamente con le dita perché trovo che riscaldi meglio il prodotto e lo vado proprio a pressare contro la pelle. Iniziamo il vero e proprio contouring. Ci sono vari procedimenti per eseguire questa tecnica. Io preferisco, come vi ho fatto vedere, fare prima una base con un fondotinta e poi costruire il contouring al di sopra. Ognuno ha una forma di viso diversa. Nel mio caso io ho comunque un viso ovale che voglio andare a scolpire e ad allungare, quindi mi piace assottigliare ulteriormente il viso scolpendo le guance, e non vado a fare il contouring sulla fronte nel mio caso, perché ho una fronte già abbastanza stretta, non ho una fronte proprio larghissima, e anche le tempie sono strette, quindi non vado a fare un contouring alle tempie. Però se voi avete una fronte larga potete seguire questo procedimento anche sulla fronte. In questo caso, per questo video, ve lo faccio vedere, lo faccio anche sulla fronte. Poi lo vado a fare sulle guance formando una linea che va dalla parte alta delle orecchie in linea con l'angolo delle labbra, mi fermo alla metà dell'occhio, poi andrò ad assottigliare il naso, perché nel mio caso lo vedo alquanto largo verso la fine. Se avete un naso sottile ovviamente non lo fate, e poi andrò a scolpire la zona della mascella, perché appunto io non ce l'ho molto definita. Per fare questo procedimento si possono utilizzare diversi prodotti. Vogliamo creare delle zone di luce ed ombra, quindi un prodotto chiaro, dei toni chiari, e un prodotto dai toni scuri. Potete usare, come vi dicevo, un fondotinta dai toni più scuri e più chiari, dei correttori o proprio dei Pansic, dei prodotti da contouring, quindi a voi la scelta. In questo caso io utilizzo uno stick della Miron nel colore marrone scuro per fare il contouring. Potete utilizzare direttamente lo stick, oppure nel mio caso io lo vado ad utilizzare con un pennello, perché comunque vi darà molta più precisione. Prendo il prodotto sul pennello, lo vado ad applicare lungo tutti i bordi della fronte.
e le tempie anche, perché vogliamo proprio contornare il viso, appunto dare dei contorni al viso che abbiamo appiattito con il fondotinta. Poi andiamo a contornare le guance. Se guardate verso il basso vedete l'ombra naturale che si crea della guancia, quindi andate proprio a scolpire l'incavo delle guance con il prodotto scuro. Fermatevi alla metà dell'occhio, non andate mai oltre, altrimenti appesantite il viso e risulterà un mascherone. Poi andiamo a fare il contouring anche alla zona della mascella e dall'altra parte ripetiamo lo stesso procedimento. Adesso andiamo a scolpire anche il naso. Andiamo proprio a tracciare delle linee che si andranno a sfumare nella cavità dell'occhio e lo sfumiamo leggermente verso l'esterno, anche al di sotto della punta per assottigliarla, e facciamo l'altro lato. Dopo aver creato delle zone d'ombra con il colore scuro, andiamo a creare delle zone di luce con un colore chiaro. Anche in questo caso potete utilizzare il prodotto che più preferite. A me piace utilizzare delle penne illuminanti, come le Touche Éclat di Yves Saint Laurent. Io ho la Prep and Prime Highlighting Pen della MAC Cosmetics, che è una penna illuminante che viene con un pennellino e potete andare proprio a tracciare delle linee dove volete creare le zone di luce. E questa penna è nel colore Light Boost. Volete creare un triangolo al di sotto degli occhi, quindi tutta questa zona che abbiamo lasciato libera la volete illuminare. Faccio lo stesso dall'altro lato, quindi creo sempre queste linee dalla penna. Poi andiamo a illuminare il centro del naso e formiamo un triangolo anche al centro della fronte. Andiamo a illuminare il centro del mento . Potete fare anche il contouring intorno al mento se lo volete più pronunciato. Io in questo caso non lo faccio perché non mi piace il mento pronunciato. Andiamo a illuminare anche la zona al di sotto. Potete anche portare in evidenza l'arco di Cupido in questo modo. Andate a creare delle zone d'ombra ai lati. E al centro illuminate. Dopo aver finito questo procedimento, siamo pronte a sfumare con la nostra magica Beauty Blender. Andiamo a sfumare il tutto. E ragazzi, questa spugnetta è davvero una cosa fantastica per sfumare, potete utilizzare anche l'altra parte, l'angolo, e in generale ce ne sono tante copie, vi consiglio davvero di provarle perché sono ottime per fare il contouring ma anche per applicare un semplice fondotinta. Questo è il primo step del nostro contouring. Adesso andiamo ad incipriare con una cipria trasparente in polvere e andiamo ad eseguire una tecnica che si chiama baking, cioè lasciamo cuocere tra virgolette il prodotto di modo che si assorbirà ben bene nella pelle, e lo andiamo ad applicare sulla parte che abbiamo illuminato. In questo modo il contouring risulterà ancora più luminoso e netto. Per fare questo avete bisogno di una cipria molto sottile, così non andrà a mettersi nelle pieghette, soprattutto al di sotto degli occhi, e non vi farà apparire il viso eccessivamente opaco.
Per fare questo sto utilizzando il lato della Beauty Blender. Non ho incipriato i lati scuri, li andrò a spolverare in seguito con il pennello. E ragazze, questo è il contouring finito, la base quindi è fatta, non vi resta che spolverare la cipria in eccesso e completare il look con un trucco occhi e labbra appropriato. Dopo aver finito gli occhi ritorniamo alla base, andiamo a spolverare il tutto, la cipria in eccesso, e prendiamo un altro po' di cipria sul pennello, così andiamo a fissare anche l'altra parte del contouring. Se ho dimenticato di dirvelo, la cipria trasparente utilizzata è questa della NYC e si chiama Smooth Skin Face Powder ed è una cipria in polvere libera. Per intensificare ancora di più il contouring che abbiamo fatto in crema, lo andiamo a ricalcare con dei prodotti in polvere. Utilizzo sempre la mia palette della Sleek, quindi prendo il marrone opaco e lo vado a piazzare sulla parte alta delle guance, quindi vado a ricalcare il contouring che abbiamo fatto in crema, lo sfumo verso le tempie e al di sotto della mascella. Voglio creare quasi come fosse un 3. Non ci resta che ricalcare il naso. Dopo aver finito il procedimento di contouring con le polveri, andiamo a illuminare. E quale prodotto più adatto del mio amatissimo Soft and Gentle? Lo applico al centro del naso, sull'arco di Cupido, al centro e leggermente ai lati, sulla parte alta delle guance. Guardate proprio l'effetto che dà, luminosissimo. Se il video vi è piaciuto, datemi un like, iscrivetevi al canale se non lo siete già e seguitemi sugli altri social. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!